Se sfogliate i giornali di questi giorni, i quotidiani locali, apprendete la dell'evento di moda e stile, che degli eventi che si stanno tenendo in Puglia, Alberobello, Ostuni, la Puglia in passerella, Dolce Gabbana Show, tra Ulivi Secolari e Trulli, 600 VIP tra gli ospiti. E ancora, come un gioiello in passerella, moda e stile, traino per la Puglia, Dolce Gabbana sfilate tra Trulli e Ulivi, le imprese del tessile ringraziano crescita. Bene, parliamo di che hanno una ricaduta economica fenomenale, eventi internazionali. In questo modo davvero si fa crescere il turismo, cosa che non avviene a Taranto. A Taranto l'amministrazione Melucci scialacqua denaro pubblico, 7,5 milioni di euro per il 6GP, la gara dei catamarani, che avrà memori di quanto accaduto 2 anni fa, una ricaduta economica davvero insignificante, bassissima, a fronte di uno sperpero, di uno spreco immane di denaro pubblico, 7,5 milioni di euro. Ma io 7,5 milioni di euro li potrei anche spendere, ma nel momento in cui effettivamente, lo ribadiamo, una ricaduta, ci fossero ci fosse una manifestazione di caratura internazionale, proprio come avviene, dicevo, in Valle d'Itria. Stiamo parlando della presenza di 600 tra ospiti vari, il che significa che lì i ristoranti, gli alberghi saranno sold out, scoppieranno, esploderanno. Quando invece si è fatto il 6GP a Taranto c'è stato pochissimo, 4 gatti. Voi vedete le persone affacciate sul lungomare, guardano, dico che bello, che bello. Poi vanno al bar, si prendono il caffè, si prendono il gelato e poi se ne tornano a casa. E tu, amministrazione comunale, hai sperperato e bruciato 7,5 milioni di euro. È come dire, mi ubriaco, spendo, consumo tutto il mio stipendio in una notte e poi l'indomani mattina mi sveglio e mi ritrovo senza soldi in tasca. Più o meno quello che sta facendo l'amministrazione comunale. Allora, caro Manzulli, vice sindaco e assessore allo sviluppo economico, quindi al marketing territoriale, al turismo, caro sindaco Melucci, imparate da quello che si fa, non chissà dove negli Stati Uniti d'America, ma da quello che si fa 20-30 km da Taranto. Questo significa promuovere il territorio, questi sono eventi che comportano una ricaduta enorme per il territorio e poi le imprese locali ringrazino, proprio perché c'è questo effetto moltiplicatore di ricchezze. Questa è la Puglia, una Puglia in cui purtroppo la città di Taranto sembra non farne parte, sembra essere, come dire, la sorellina povera, la sorellina disgraziata. Ecco, in questi giorni noi partiremo proprio dall'analisi delle notizie, dalle notizie di stampa, proprio per farvi vedere come purtroppo questa città, Taranto, amministrata da Melucci, fa passi indietro in maniera esorbitante, mentre le altre realtà della Puglia crescono. Con questa immagine, guardate qui, Dolce Gabbana Show tra Ulivi Secolari e Trulli, 600 VIP tra gli ospiti. In contemporanea una passeggiata al centro di Taranto, non nelle periferie, e troverete un mezzo deserto. Questo significa, cari cittadini, essere amministrati dal signor Rinaldo Melucci. Buona fortuna!